Siamo in uno dei siti che rappresenta, secondo me, la nostra storia in generale di Messina, di quel poco che resta ancora fruibile, visibile e che è certamente una potenzialità, un'ulteriore potenzialità per noi tutti. Questi sono i resti della chiesa di Santa Maria del Gesù. È una chiesa ottocentesca, sottostante, sembra dagli accertamenti sin qui fatti che ci sia una chiesa medievale e si ipotizza addirittura che sia la tomba di Antonello da Messina. Quindi la potenzialità di questo sito è veramente importante. È un abbandono quasi completo, se non ci fosse alcune associazioni di volontariato che si sono impegnate in prima persona e direttamente a tenere in qualche modo pulita l'area, a renderla in qualche modo accessibile. Ma tutto questo è chiaramente lasciato alla buona volontà, alla capacità di gente che ama la propria città, la propria storia. Ed è un peccato che la Regione, nelle sue varie forme, istituzioni, dagli assessorati alle sovrintendenze, non abbia voluto approfondire la conoscenza su questo sito per vedere veramente cosa c'è sotto questi resti e che cosa può rappresentare per il futuro anche turistico di Messina, una potenzialità veramente importante. Questa in realtà purtroppo, distribuita sul territorio, non è la sola realtà questa, c'è anche Villa Melania, di cui pochi secondo me sanno, che è una vecchia villa romana nella zona di Pistonina, che di fatto è un reperto importante tirato fuori con degli scavi in prima battuta, emersi durante un'operazione di edificazione che poi è stata bloccata per i ritrovamenti che si sono emersi e che non ha avuto proseguio da parte della sovrintendenza, da parte appunto dell'assessorato ai beni culturali, che avrebbero dovuto veramente farne un ulteriore sito di grande interesse per la città. Abbiamo poco, ma quel poco dobbiamo fare in modo che venga rivalutato, che venga utilizzato, venga reso disponibile a noi cittadini prima di tutto e a chi viene a visitare la nostra città. Impegniamoci anche per questo.